Ciao ragazzi e bentornati, buon martedì, anche oggi come ogni settimana nuovo video a tema Harry Potter e questa volta Mega Unboxing EMP, perché mi sono appena arrivati ben due prodotti potteriani molto molto esclusivi e soprattutto nuovissimi, appena arrivati sul mercato e non vedevo l'ora di mostrarveli. Come al solito vi ricordo che in info box trovate i link per seguire EMP sui vari social, il loro sito internet e naturalmente, quando disponibili, anche dei codici sconto immancabili. Quindi ragazzi, mi raccomando, dateci dentro, vi lascio anche il link alla sezione dedicata a Harry Potter. Ma detto questo ragazzi, bando alle ciance, unboxiamo questo pacco perché ci sono davvero tante cose da mostrarvi e di cui parlare. Bisturi alla mano ragazzi e si va subito a tagliare lo scotch di EMP e speriamo che tutto sia andato bene come al solito. Non vedevo l'ora di aprire questo pacco, l'ho tenuto da parte per un sacco di tempo, ma finalmente ci siamo. Che bello, vedo già la prima busta, quella con la scritta attenzione che include il mio omaggio Backstage Club, e questa volta era una calamita con il logo Backstage Club, almeno credo fosse una calamita, anche se è stampata da entrambe le parti, sì, ma credo sia proprio una calamita Backstage Club. Ormai ho una collezione di gadget che posso farci un museo, perché per chi non lo sapesse, avendo il Backstage Club attivo, quindi 20 euro l'anno per spedizioni illimitate da EMP, con ogni ordine minimo di 30 euro durante la fase di pagamento, quando sarete dentro il vostro carrello per ricontrollare tutti gli acquisti, potrete aggiungere un gadget gratuito e cambiano continuamente. Io ho il Backstage da un anno e ho sempre preso prodotti diversi in omaggio, addirittura un portafolori, un keyway, ragazzi, cose fighissime. Quindi questo qui si va ad aggiungere alla mia collezione. Qui abbiamo la bolla e i documenti per il reso e li mettiamo da parte. Qui abbiamo un bel codice sconto che probabilmente utilizzerò, da 5 euro. Il primo prodotto che voglio mostrarvi è appena arrivato sul catalogo EMP ed eccolo qui ragazzi, si tratta di una lampada di Harry Potter, però una lampada fighissima perché si tratta del boccino d'oro in sospensione all'interno di una teca trasparente. Questa qua adesso l'apriremo subito, ma tiriamo fuori anche il secondo prodotto, che invece sono i vinyl di Harry Potter. Non vedevo l'ora di portarli sul canale, finalmente sono disponibili ad un prezzo davvero competitivissimo su EMP. E naturalmente ragazzi, che ve lo dico a fare, trovate i link tutti sotto in info box. Ma adesso andiamo subito ad aprire la nostra bellissima lampada. Quando l'ho vista sul sito sono letteralmente andato fuori di testa, perché mi è piaciuta davvero tantissimo l'idea e mi è piaciuto tantissimo il boccino già dalle foto. Quindi vediamo il contenuto della confezione. Abbiamo un cavetto USB che probabilmente servirà per l'alimentazione e poi togliamo tutto il cartone e tiriamo fuori la nostra bella lampada. Eccola qui, protetta nella sua busta in plastica. Ed ecco qui il nostro boccino d'oro, ragazzi. È davvero molto, molto bello. Davanti abbiamo il logo HP Harry Potter stampato sopra in argento e poi all'interno troviamo il boccino d'oro con le ali all'insù. Il boccino è molto, molto simile a quello di Running Press, che ormai avrete acquistato tutti perché davvero lo pubblicizzo da tantissimo tempo, quindi è molto molto simile, però le ali in questo caso sono messe in una posizione differente e sono fatte secondo me un pochino meglio, molto più realistiche. E poi il boccino resta sospeso in aria tramite un tubicino di plexiglass trasparente, ma adesso lo andiamo a collegare al cavetto e vediamo l'effetto da illuminato. Colleghiamo dietro il micro USB e adesso lo andiamo a collegare ad un power bank. Eccolo qui il mio mega power bank da 25.000 mAh e infiliamo il nostro USB ed ecco che si è immediatamente illuminato il nostro boccino. Dalla descrizione sembrerebbe che basti picchiare sopra la cupoletta con una mano per andare a spegnere o accendere la nostra lampada, quindi direi di andare a provare immediatamente. Ecco qui la lampada si è spenta ed ecco qui la lampada si è accesa. Adesso non so esattamente quanta forza fare,
ma mi sembra non parecchia, no. È abbastanza semplice accenderla, basta un tocco molto leggero ed ecco qui che si illumina e devo dire ragazzi che fa davvero una gran bella figura, immaginatela magari messa vicino ai vostri libri e anche grazie al cavetto USB non è neanche necessario avere vicino una presa di corrente, quando la vorrete accendere basta attaccare un piccolo power bank, anche quelli da 5000 mAh ad esempio, che ormai non costano nulla, si mette lì sulla libreria e quando viene un amico o un'amica a casa si fa trovare la lampada accesa e fa davvero un gran bell'effetto. Mi piace davvero tantissimo questa lampada, la mettiamo qui da parte, ce la godiamo e adesso andiamo ad aprire subito i nostri vinyl. Io non sono proprio un fan di questo prodotto, mi piacciono ma non so se li collezionerei perché ce ne sono davvero tantissimi di tantissimi altri fandom, però quelli di Harry Potter dovevo proprio prenderli e a breve usciranno anche quelli nuovi, il B-Pack di Hermione e Ron. Al momento, se non sbaglio, esclusiva Target, non vorrei dire una fesseria, ma se non sbaglio esclusiva Target, e arriveranno sicuramente anche in Italia con il bollino exclusive. Ma intanto guardiamo questa scatola che è davvero particolare perché sul retro troviamo delle immagini che sono state tratte da Harry Potter la pietra filosofale, se non sbaglio, e Harry Potter il calice di fuoco, e proprio da calice di fuoco credo che sia stato tratto il concept di Harry, visto che ha i capelli praticamente a caschetto e quello è l'unico film dove Harry ha i capelli così lunghi. Ma tiriamoli fuori dalla scatola e andiamo a sbirciare meglio come sono stati fatti, quanto sono effettivamente grandi e la differenza di dimensione tra Harry e Hagrid. Quindi tiriamoli fuori dal loro imballo. Ecco qui Hagrid, è inclusa anche una basetta di plastica che non tirerò fuori perché non mi sembra proprio necessaria, però ragazzi eccolo qui, la particolarità di questi prodotti è che il corpo è molto squadrato, quindi come potete vedere il cappotto di Hagrid, le sue braccia, i vestiti sono molto molto squadrati, però hanno un viso sempre molto sorridente e in questo caso ha anche delle belle guanciotte rosa. Quindi qui abbiamo il nostro Hagrid con testa semi snodabile perché comunque si può girare ma fino a un certo punto, e poi tiriamo fuori anche il nostro Harry che ha anche degli occhiali dove sono presenti dei vetri tra virgolette in plastica trasparente. A me piace abbastanza questo Harry, è molto molto carino, però l'unica cosa che proprio non riesco a farmi andare giù è la scelta di aver fatto i capelli lunghi, quindi tratti da Harry Potter e il calice di fuoco. Secondo me quello è il peggior taglio di capelli in assoluto che Harry abbia avuto in 8 film. È stato scelto quello, hanno fatto questi capelli così lunghi a caschetto che non mi fanno impazzire, però comunque sono davvero molto molto carini questi vinyl e si vanno anche loro ad aggiungere alla mia collezione di Harry Potter, perché ho deciso di acquistare e collezionare una versione almeno di ogni Harry Potter possibile e immaginabile, o perlomeno quelli che mi capitano sotto mano. Quindi ne ho già diversi, ho quello Mystery Mini, ho quello delle Q-Fig, quindi sto cominciando ad aggiungere Harry Potter di tutti i tipi alla mia collezione. Bene ragazzi, io direi che anche per oggi è tutto, io ringrazio tantissimo EMP per avermi inviato questi prodotti, questa lampada è davvero bellissima, credo si sia scaricato il power bank, ok? Sì, si è ufficialmente scaricato il power bank, ma sono riuscito ad accenderlo per qualche altro secondo. E ragazzi, io a questo punto vi invito ad andare sul sito di EMP per andare a spulciare un po' tutte le novità di Harry Potter ma anche di tutti gli altri fandom. Vi ricordo che sotto l'info box, qualora attivi, troverete anche dei codici sconto. Io vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere questo video con i vostri amici e ragazzi vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!